Savoia. Presente. Claudiani. Presente. Pecciarolo. Presente. Gianfermo. Presente. Bobboni. Presente. Liberti. Presente. Fuselli. Presente. Marzoli. Presente. Giuliani. Presente. Proietti. Presente. Fraticelli. Presente. Bacchiocchi. Presente. Completo, la seduta è valida. Il primo punto di questa nuova amministrazione che è uscita dall'elezione del 3-4 ottobre è la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale, che è l'esame delle condizioni di candidabilità, eleggibilità e compatibilità del sindaco e dei suoi consiglieri comunali. Non credo che non sono pervenute a questo ufficio opposizioni e quindi penso che possiamo procedere alla votazione di questo punto. Sì, tanto poi in fase di votazione leggiamo la cifra individuale poi e quindi sì, il sindaco può chiamare la votazione. Sì. Quindi si va a votare, visto il verbale di proclamazione dell'elezione, si propone la convalida dell'elezione dei seguenti consiglieri comunali: Dino Primieri, lista gruppo Uniamo Orte, candidato eletto sindaco; Roberta Savoia, cifra individuale 1909; Antonella Claudiani 1894; Sergio Pecciarolo 1855; Filippo Gianfermo 1779; Loredana Bobboni 1747; Walter Liberti 1747; Ida Maria Stella Fuselli 1728; Alessandra Marzoli 1714. Fin qui i consiglieri eletti per la lista Uniamo Orte. Per quanto riguarda la lista Orizzonte Comune, Angelo Giuliani, candidato sindaco; Daniele Proietti, cifra individuale 1768. Per quanto riguarda il gruppo Noi con Orte Futura, Giuseppe Fraticelli, candidato sindaco, e Diego Bacchiocchi, con cifra individuale 1527. Si chiama la votazione per i favorevoli. Sono favorevoli, sono 13, unanimità. Ex legge immediatamente esecutiva la delibera, quindi è già il consiglio è costituito in questo momento. Per la proposta di deliberazione al punto 2 è la proposta del giuramento del sindaco. Quindi giuro di osservare lealmente la Costituzione italiana. Giuro. Non c'è votazione, quindi è semplicemente... Terzo punto, comunicazione al Consiglio della nomina del vice sindaco, della giunta comunale e di delega attribuita ai consiglieri comunali. Assessore Antonella Claudiani, vice sindaco, lavori pubblici, personale, innovazione digitale. Assessore Roberta Savoia, urbanistica e ambiente. Assessore Filippo Gianfermo, cultura, turismo, sport. Assessore Ida Maria Stella Fuselli, servizi sociali, sviluppo economico. Poi abbiamo i consiglieri con deleghe. Consigliere Sergio Pecciarolo, gestione e coordinamento associazioni, agricoltura. Walter Liberti, pubblica istruzione, attività produttive. Loredana Bobboni, sanità, grandi eventi. Alessandra Marzoni, politiche giovanili e politiche culturali. Multiculturali, scusate. Questo il capogruppo, l'abbiamo. Il capogruppo è stato individuato
nella persona di Loredana Bobboni. L'ufficio ha ricevuto anche la comunicazione del capogruppo della lista Noi con Orte Futura, che individua l'avvocato Giuseppe Fraticelli come capogruppo. Angelo Giuliani, capogruppo del gruppo denominato Orizzonte Comune. Giuseppe Fraticelli per Noi con Arte Futura. Anche qui non c'è votazione, quindi è semplicemente la comunicazione. Ok. Presentazione delle linee, quarto punto, presentazione delle linee programmatiche relative all'azione e ai progetti di mandato. Ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 18 agosto 2000, numero 267, recante testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali e dell'articolo 17 dello Statuto Comunale, presento congiuntamente alla Giunta Comunale le linee programmatiche che individuano le azioni e i progetti che l'amministrazione comunale intende realizzare nel corso del mandato elettivo. Le linee programmatiche di seguito dettagliate ricalcano quanto illustrato nel programma elettorale, su cui i cittadini si sono espressi con il voto del 3-4 ottobre e con il quale ci hanno accordato la loro fiducia. Un programma costituito tassello a tassello, con il contributo di tanti cittadini e che sicuramente consentirà al nostro comune di voltare pagina tornando a perseguire la via dello sviluppo e del benessere. La città ci ha dato fiducia, a me personalmente e a questa maggioranza, e noi intendiamo ripagarla con un impegno costante, serio e risoluto per cambiare il volto di Orte e riportarla al centro delle dinamiche di sviluppo dell'Italia centrale, restituendo la dignità di un centro moderno, umano, sicuro e bello da vivere, sempre con la massima attenzione alle fasce più deboli affinché nessuno rimanga indietro. Siamo pronti ad accogliere la sfida per il cambiamento, siamo pronti a diventare una città contemporanea, ma sempre nel rispetto delle nostre tradizioni e della nostra storia. È fondamentale ricordare che Orte non è una grande città, ma delle grandi città a tutta la loro complessità. La centralità territoriale e la sua particolare articolazione richiedono necessariamente risposte quotidiane, ma dinamiche ed innovative. I cittadini, con la loro scelta, ci hanno indicato la direzione, la strada da percorrere per seguire sviluppo e benessere, per mettere in campo un'azione amministrativa innovativa e riformatrice che consenta ad Orte di ripartire. Per fare tutto questo sarà necessario tutto il nostro impegno e il nostro spirito di abnegazione, ma sarà fondamentale ed imprescindibile il vostro sostegno, i vostri suggerimenti, le vostre critiche e la vostra disponibilità ad intraprendere un percorso articolato, serio e complesso, perché riteniamo che per Orte e per gli ortani i tempi siano maturi. Abbiamo individuato dei temi forti su cui si concentrano le priorità di questa amministrazione, quale l'inclusione e coesione sociale, le infrastrutture e i trasporti, la valorizzazione e la cura del verde pubblico, la scuola, lo sport con i suoi impianti sportivi, il turismo, la cultura, lo sviluppo economico e la sicurezza. Un elenco che è solo un punto di partenza, vie maestre che percorreremo lavorando con sinergia e con le risorse umane presenti nell'ente per ottimizzare l'attività amministrativa. Il giuramento sulla Costituzione è e sarà il mio impegno di fedeltà alla Repubblica e ai principi democratici in essa contenuti, e la garanzia che adempierò alle funzioni pubbliche con disciplina ed onore, mettendo sempre in primo piano il lavoro e la salute nell'interesse esclusivo della città e di tutti i cittadini ortani che oggi mi pregio di rappresentare. A seguire l'elenco dei punti programmatici contenuti nel nostro programma, proposto e condiviso dai cittadini ortani il 3-4 ottobre scorso. Per l'inclusione sociale, lo sviluppo sociale e del lavoro,
ripianificazione dei percorsi del servizio urbano, servizio pronto farmaco e pronto spesa per persone bisognose, servizio bus assistito per la mobilità dei diversamente abili, potenziamento dei servizi a disabili, attivazione di servizi personalizzati e servizio di attività per l'occupazione dei giovani diversamente abili, creazione di botteghe oscure, botteghe artigiane, aiuti per un miglioramento della qualità della vita sociale, scusate, ma della comunità. Non è la prima volta, però ogni tanto capita, l'emozione c'è. Quindi riconoscimento e sostegno da parte del comune nella figura del caregiver familiare attraverso associazioni locali. Politica di sostegno ai più deboli, con monitoraggio delle situazioni di disagio e implementazione dei servizi di sostegno. Supporto all'associazione, con creazione di un coordinamento tra le varie associazioni al fine di ottimizzare risorse e servizi offerti. Per i giovani, attivazione dello sportello di orientamento e inserimento al lavoro e sportello Informa Giovani. Sostegno alle famiglie, con aperture mirate all'asilo nido, nei centri estivi, organizzazione servizi babysitter, supporto economico alle rette. Governo dell'accoglienza controllata con ingresso nel SAI per le infrastrutture e servizi. Completamento strutturale dopo di noi, famiglia, casa famiglia. Realizzazione di una piazza a Pedignano, acquedotto comunale, ripristino del telecontrollo, attivazione impianti rimasti in sospeso e programmazione interventi previsti o necessari, ampliamento dell'area di sosta, parte bassa della rocca per sosta camper, nuovi stalli per disabili e per donne in stato di gravidanza nei parcheggi, piano straordinario per i palazzi nobiliari nel centro storico, rotatoria Biglio Figliacci, parcheggio di scambio a Molegnano, esame di costi di manutenzione finalizzata alla riduzione del ticket parcheggio, copertura con fotovoltaico, restyling della rotatoria uscita autostradale, realizzazione di nuovi tratti della pavimentazione del centro storico, riorganizzazione della viabilità del polo scolastico nei campi sportivi, ultimazione dei lavori del teatro Alberini e tempestiva riapertura, riqualificazione del piazzale Giardini antistante alla stazione ferroviaria, riqualificazione della piazza 29 agosto, per la scuola e l'istruzione, demolizione e ricostruzione della nuova scuola Antonio Deci per adeguamento sismico, attivazione di percorsi per il sostegno genitoriale, scuola bus a basso impatto ambientale, collaborazione tra amministrazioni e scuola per la creazione di tavoli permanenti, per la trasformazione digitale, connettività e servizi, istituzione canali social per comunicazioni istituzionali, wifi con accesso gratuito nei luoghi pubblici, coworking, spazi pubblici cablati per rendere disponibili a privati, professionisti e piccole imprese. Sportello unico digitale, un obiettivo verde, salvaguardia e tutela del territorio, un piano energetico comunale, realizzazione di coperture fotovoltaiche e termiche negli edifici pubblici, rifiuti più differenziata, meno tari, proseguire nella gestione diretta dell'acquedotto comunale, trasferimento ai depuratori dei liquami attualmente scaricati nei fossi a cielo aperto, percorso ciclo pedonale tra Orte Scalo e zona impianti sportivi, riqualificazione di tutti i giardini pubblici e parchi, parco fluviale sulle sponde del Tevere, con riqualificazione del percorso Orte Gallese, riordino organizzativo e tecnico della videosorveglianza per gli impianti per lo sport e gli impianti sportivi, rifacimento del campo Gildo Filesi, riqualificazione pista di atletica, costruzione di un nuovo antistadio, riqualificazione della sponda del Tevere in località Ponte Romano per attività sportive e canoistiche, palestra open air, giornata dello sport, promozione per il ritorno dello Spartan Race ad Orte, per il turismo creazione di un hub digitale per permettere a sistema
le strutture ricettive, il volontariato turistico, culturale e le aziende di prodotti del territorio. Progettazione di una nuova promozione e commercializzazione e gestione turistica, promozione enogastronomica, sviluppo attività del turismo, studio di forme per il recupero dei luoghi del cuore degli Ortani, San Bernardino, Lago Vativone, San Francesco, valorizzazione e accessibilità della necropoli etrusca e organizzazione per la navigazione di un tratto del Tevere, l'istruzione istituzione di orte in fiore per incentivare l'addobbo floreale per le vie del centro storico, per la cultura, promozione del Festival del cortometraggio Filoteo Alberini, accreditamento regionale della biblioteca e dell'archivio storico, riorganizzazione della biblioteca comunale con presidio di personale, locali comunali, arco dei Pagliaccio da destinare a laboratori culturali, artistici e musicali, riorganizzazione e fruizione dell'archivio storico. Adesso ci aspetta un grande lavoro che svolgeremo con uno sguardo attento sempre ai più fragili e ai nostri figli che rappresentano il futuro della nostra società. È un programma grande e ampio, ma sicuramente noi ce la metteremo tutta per poterlo rispettare e realizzare quello che abbiamo promesso. Grazie, grazie a voi, grazie a tutti i cittadini ortani. Anche questo non c'è votazione, anche qui, e quindi passiamo al elezione allora, proposta di deliberazione del Consiglio Comunale, elezione del Presidente del Consiglio Comunale. Noi abbiamo ritenuto di nominare il Presidente del Consiglio Comunale, in quanto abbiamo diviso tutte le nostre, deciso di condividere tutte insieme dando, come dicevo prima, a tutti i consiglieri deleghe, per far sì che il gruppo resti unito e collabori e lavori come squadra. Noi con questo intendiamo nominare il Presidente del Consiglio Comunale anche per cercare di sgravare un po' tutti i compiti del Sindaco e degli altri assessori impegnati in prima persona nel lavoro che spetta. Quindi questo va votato con appello nominale. Sì, ai sensi dell'articolo 16 dello Statuto, il Presidente del Consiglio è eletto a maggioranza dei due terzi dei consiglieri comunali assegnati in sede di prima votazione. In seconda votazione si contano quali voti a favore anche le astensioni e nella terza votazione per l'elezione è sufficiente la maggioranza dei consiglieri assegnati. Per tale votazione ciascun consigliere comunale ha diritto a un solo voto che esprime a favore di un candidato presidente. E ai sensi del comma 5, sempre dell'articolo 16 dello Statuto, è prevista anche l'elezione del vicepresidente vicario, che sarà effettuata dopo appunto la votazione del presidente. Quindi io procederei a chiamare i voti dei singoli consiglieri per appello nominale che esprimeranno appunto la preferenza a favore del candidato presidente del Consiglio. Il candidato del Presidente del Consiglio è... Se deve fare l'appello nominale lo esprimeremo. Lo esprimeremo. Sì. Sul punto vorrei due parole. Personalmente ci fa piacere il ricorso a questa figura istituzionale, perché come ricorderete 5 anni fa anche noi l'avevamo proposta, perché è una figura che è prevista dallo Statuto e sebbene esercitata sicuramente può dare un contributo importante a quello che è il funzionamento di tutta l'assise comunale. Quindi questo per rimarcare il fatto, insomma, che da parte nostra, poi approfondiremo anche più avanti, non c'è un atteggiamento di chiusura a prescindere su tutto. L'auspicio, come è accaduto 5 anni fa, che questa figura svolga
svolga in maniera ottimale il suo ruolo, ma che non sia un ulteriore costo per il Comune. Come ricorderete, quando istituimmo noi il Presidente del Consiglio fu una carica assolutamente gratuita, quindi l'auspicio è che anche questa volta questa figura eserciti, ma sia prevista in maniera gratuita. Quindi questo ci tenevamo a sottolinearlo. Procediamo con la votazione? Sì. Allora, primieri. Tipo, Peciarolo. Lui però mi sa. Però, no, voto. Sì, in questo caso sì. Sì. Come votiamo? Savoia. Peciarolo. Probiando. Peciarolo. Peciarolo. Gianfermo. Peciarolo. Bobboni. Votiamo. Liberti. Fuselli. Peciarolo. Marzoli. Peciarolo. Giuliani. Peciarolo. Proietti. Peciarolo. Fraticelli. Astenuto. Bacchiocchi. Astenuto. Allora, la votazione per appello nominale riporta il seguente risultato: Peciarolo voti 11, quindi supera la quota dei 2/3 prevista dallo statuto, e quindi in sede di prima votazione il consigliere Peciarolo è proclamato eletto presidente del consiglio comunale. Lo statuto prevede che il presidente... Gli diamo il posto. Entra in carica immediatamente dopo la proclamazione dell'elezione e prevede che debba leggere una breve formula di giuramento. Tieni qua. Tanto... È una no? Giusto? Giuro di essere fedele alla Repubblica, di osservare lealmente la Costituzione e le leggi dello Stato, di adempiere ai doveri del mio ufficio nell'interesse del Comune per il pubblico bene. Volevo, se mi era permesso, buonasera a tutti, aggiungere una cosa ed è questa. Noi abbiamo inteso istituire questa figura, come diceva poc'anzi il sindaco, poiché crediamo che possa essere veramente di un supporto importante per tutti i lavori dell'amministrazione, per sgravare il sindaco e gli assessori dai vari impegni quotidiani che hanno. E ringrazio sia alla minoranza, nelle persone di Daniele e Angelo, per avermi accordato questa fiducia. Ringrazio anche Giuseppe e Diego, nonostante l'astensione, perché penso di poter dimostrare di svolgere questo ruolo con serietà, con competenza, un ruolo super partes che cerchi di collaborare nel Consiglio Comunale e cerchi di portare avanti tutte le istanze del Consiglio Comunale in maniera, come dicevo prima, super partes. Quindi sono convinto che possa essere un contributo a tutto il Consiglio Comunale e ringrazio appunto tutto il Consiglio per la fiducia accordatami. Grazie. Possiamo procedere con la votazione. Se posso, chiedo al neonominato presidente di poter brevissimamente prendere la parola sul punto. Allora, avete visto che il mio gruppo si è astenuto perché ormai è prassi che per la individuazione di questa carica e di questa funzione si procede alla individuazione appunto di una persona che poi risiede e riveste la qualità di consigliere di maggioranza. In genere questa ormai è una prassi. Voi sapete perfettamente che questa figura, prevista appunto da statuto, ormai introdotta normativamente, è una figura per eccellenza di garanzia. E quindi ecco, avremo magari noi auspicato che rispetto alla individuazione poi di quella che poteva essere la decisione assunta, e ci mancherebbe altro, dalla maggioranza, ci fosse comunque un minimo dibattito, una condivisione in Consiglio Comunale, visto che questa è la prima occasione utile per poterlo fare. Quindi è solo per rimarcare la funzione
di questo ufficio, diciamo, la cui importanza ci mancherebbe altro non disconosciamo, anzi è uno strumento formidabile per coordinare, se esercitato nella maniera più utile possibile, i lavori dell'amministrazione comunale. Quindi non suoni la nostra astensione come una valutazione negativa nei confronti della persona, ma solo vuole significare il ruolo che appunto il Presidente del Consiglio Comunale, come super partes, dovrà sempre portare avanti, spogliandosi della casacca di rappresentante della maggioranza che ha vinto le elezioni. Quindi era solo questo, a mio la necessità che sentivamo per motivare il voto di astensione rispetto alla individuazione della tua persona. Ti auguro buon lavoro, Sergio. Grazie, Giuseppe. Possiamo procedere, Presidente, con la votazione per la nomina del vicepresidente vicario del Consiglio. Chiamiamo la votazione. Primieri. Alessandro Mazzoli. Savoia. Mazzoli. Claudiani. Mazzoli. Pecciarolo. Mazzoli. Gianfermo. Mazzoli. Bobboni. Mazzoli. Liberti. Mazzoli. Fuselli. Alessandro Mazzoli. 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 Giuliani. Mazzoli. Proietti. Mazzoli. Fraticelli. Astenuto. Vacchiocchi. Con lo stesso risultato della votazione per il Presidente, con 11 voti favorevoli, il consigliere comunale Alessandra Mazzoli è proclamata eletta vicepresidente vicario del Consiglio Comunale. Andiamo a far leggere la formula anche al vicepresidente per par condicio. Lo prendo io. Ce n'è il comma 6. Tiro questo, guarda che tanto. Questo? Punto 6, Alessandra. Punto 6. Giuro di essere fedele alla Repubblica, di osservare lealmente la Costituzione e le leggi dello Stato, di adempiere ai doveri del mio ufficio nell'interesse del comune per il pubblico bene. Punto 6. Elezione. Scusate un attimo. Allora, il sesto punto è l'elezione della commissione elettorale comunale. Elezione che deve essere fatta con scrutinio segreto. Sì, esatto. Quindi si nominano e si danno le preferenze scrivendole, probabilmente ci organizzeremo in un fogliettino di carta in un'urna. Sì. Che deve essere formata dal sindaco, che ne entra a far parte di diritto, e da 3 consiglieri. Quindi procederemo alla votazione. Diciamo le altre 2 brevemente le regole. La votazione è valida se un consigliere prende almeno 3 voti, esatto, e il sindaco non prende parte alla votazione. Se può scrivere un solo nome. Di solito il presidente nomina 2 scrutatori, okay, che procedono alla raccolta dei voti e allo spoglio delle schede. Giuseppe Fraticelli e Loredana Bobboni. Un solo consigliere, il consigliere esprime la preferenza di un solo nome. Gli scrutatori, Fraticelli e Bobboni. Quindi possiamo distribuire i fogli. E si può... Non ci sono, ogni consigliere può esprimere un nome. Si fa prima la votazione del titolare e poi del supplente, dei componenti supplenti. È colpa del Bonello, però. Che mali via. Soppata. Soppate oscure. Non è paranata quando gli ero. Allora, sì. Cioè, autorizzate a raccogliere a me? No.
scrutatori procedono allo spoglio. Non so se è in favore dei delegati. Liberti Walter. Bacchiocchi Diego. Daniele Proietti. Daniele Proietti. Bacchiocchi Diego. Bacchiocchi Diego. È già eletto. Già eletto. Tre l'ha presi. Daniele Proietti. Liberti Walter. Liberti Walter. Liberti Walter. Liberti Walter. Liberti Walter. Allora, 1, 2, 3, 4, 5, 6 preferenze a Liberti. 3 a Daniele Proietti e 3 a Diego Bacchiocchi. Perfetto. Quindi tutti e tre i consiglieri hanno ottenuto il numero di voti sufficiente, quindi sono eletti i consiglieri Liberti, Bacchiocchi e Proietti. Quali questi sono gli effettivi componenti titolari dobbiamo della commissione elettorale. Adesso procediamo per i componenti supplenti. Questi li teniamo qua. Grazie. Vuoi la bustina? Bella bustina. Adesso le. Questi ce l'ha tutti. Ma sono tutti? Sono 12, 6, 3, 9, 9, 3, 12. Prego, prego, prego. Faccio il giro io. Radicelli Giuseppe, Marzoli Alessandra, Marzoli Alessandra, Marzoli Alessandra, Marzoli Alessandra, Radicelli Giuseppe, Alessandra Marzoli, Radicelli Giuseppe, Giuliani Angelo, Giuliani Angelo, Marzoli Alessandra, Giuliani Angelo, 6 a Marzoli Alessandra, 3 Giuliani Angelo e 3 Fraticelli Giuseppe. I componenti supplenti hanno ottenuto il numero di voti richiesti.
richiesto e quindi sono dichiarati eletti componenti supplenti i consiglieri Fraticelli, Marzoli e Giuliani. Volevo ringraziare tutti i presenti per la votazione e delle tre figure di consigliere comunale che debbono far parte della commissione elettorale, come abbiamo visto, sono stati eletti uno per ogni gruppo consigliare, quindi questo è, spero sia di buon auspicio per la collaborazione in consiglio comunale, per un buon lavoro in consiglio comunale, nel reciproco rispetto dei ruoli e delle idee e di pensiero. Grazie. I punti all'ordine del giorno sono terminati. Prego. Ovviamente rivolgere un ringraziamento sincero nei confronti di tutte le persone che ci hanno dato fiducia e hanno dato fiducia all'Orizzonte Comune, perché ovviamente parliamo di una lista che si è difesa da sola, non ha avuto componenti, non abbiamo avuto le botteghe oscure dietro la schiena che ci hanno aiutato, no. Ormai il compagno Primieri, no, va bene, no, ormai sei il compagno Primieri e va bene, noi abbiamo cercato di, è una battuta, no, va bene, abbiamo cercato di essere noi stessi e dare un segno, un elemento di continuità rispetto a quello che avevamo fatto prima. Non abbiamo raggiunto il traguardo per uno scarto di voti che poi non è distante, ma probabilmente perché abbiamo anche sbagliato forse un metodo d'approccio alla campagna elettorale rispetto a quello che avremmo potuto fare non abbiamo fatto. Però la cosa che mi preoccupa di più è all'interno della nostra città il tasso di astensionismo che si è verificato, perché oggi dobbiamo purtroppo prendere atto che il partito di maggioranza assoluta di relativa comunque è il partito del non voto. È una cosa che dispiace, perché ritenevo, e penso che tutto il Consiglio Comunale dovrà poi domandarsi su questo, al di là dell'andamento nazionale, che il contatto con le persone, probabilmente con tante persone, e per le motivazioni che poi dovremo andare a capire, Non ha dato quella risposta a livello istituzionale che io personalmente mi sarei aspettato. Nonostante questo, devo dire che però, ecco, noi abbiamo avuto questo tipo di approccio, secondo me positivo, poi alla fine, al di là dei risultati finali, perché abbiamo cercato di trasmettere un percorso di continuità, di coerenza rispetto al passato. E questa continuità e questa coerenza rispetto al passato io ho intravista anche nella dichiarazione del sindaco, perché sono quasi tutte proposte, quasi tutti gli argomenti che hanno avuto inizio con la nostra amministrazione. E quindi sotto questo aspetto non posso che dire va bene, aspettiamo la prova dei fatti, vediamo i miglioramenti dei servizi che abbiamo iniziato e vedremo che trend avranno. Però francamente mi risulta un minimo sindacale, ma aspettavo molto di più da un'amministrazione che deve gestire la ripartenza e il rilancio della città, ma aspettavo molto di più pure come approccio nei confronti di un progetto futuro, invece gestire l'ordinario, e noi adesso abbiamo la possibilità di ripartire, di investire nel futuro, e questo non lo vedo, anzi mi preoccupa pure alcuni atteggiamenti, come quello della mancata citazione della ristrutturazione del centro gravitativo della Rubelato Nord. Ho visto qualche giorno fa una delibera che è indegna, sotto tutti i punti di vista. Cioè, questo implica che avremo un ritardo nei lavori, un ritardo nel progetto, un ritardo nell'esecuzione dei lavori. Questo significa che per non realizzare il famoso pozzo, che poi non è nulla di straordinario, verrà preclusa ai cittadini ortani la possibilità di vedere realizzato un ascensore di salita nel centro storico. E non mi potete dire che questa è un'amministrazione che parte per rilanciare Orte. Questo è guardare al passato, è fare un passo indietro. Non è il futuro. Parlate di turismo, ma non ho sentito nulla rispetto a Seripola, alla ripresa degli scavi, alla valorizzazione di Orte Sotterranea. Parliamo di Oltrescalo, abbiamo visto una determina per
la pulizia del fosso Modanino. Ma lì serve un progetto che almeno implica centinaia, 700.000 euro di intervento per mettere in sicurezza i cittadini, non 2.500 euro. Questo significa buttare fumo sugli occhi, non significa investire sul territorio e sulla tutela del territorio. Allora io credo che ci sono delle situazioni che appaiono come una restaurazione, un ritorno al passato. Sugli impianti sportivi lo vediamo tutti quello che è successo. Non è colpa di questa, dell'amministrazione passata se non sono fatte le cose, è colpa di adempimenti che non sono stati svolti. Allora, invece di investire, di ampliare l'offerta sportiva, la rimettete a ribasso. Invece di investire ad ampliare l'offerta turistica, la rimettete a ribasso. Invece di investire e ampliare un discorso di mobilità, la mettete a ribasso, perché è vero che è importante la rotatoria, ma credo che è importante anche rapportarsi con la Regione, rapportarsi pure a livello istituzionale con il Ministero delle Infrastrutture per il collegamento della stazione con l'autostrada. Significa investire sul territorio in termini completamente diversi, avere il coraggio pure di rilanciare delle idee, anche a livello sanitario. Adesso stiamo tutti aspettando che dopo 15 anni, no, la Regione ci dia i fondi, approvi il progetto, faccia partire i lavori della RSA. Però non vi siete posti, non leggo in questo programma che cosa vogliamo fare dei locali dell'ex ospedale. Cioè, che come vogliamo investire nella nostra città. Vogliamo gestire il normale, ma il normale è il minimo sindacale che deve fare un'amministrazione. In una fase di rilancio, di ripartenza, come tutti auspicano, come auspica l'Europa, come auspica il governo Draghi, che cosa facciamo? Ci limitiamo a dire, a riscopiazzare cose che sono state fatte in precedenza senza nessuna novità. E questo perché? C'è un problema della casa della salute, va bene, del dopo di noi, benissimo. Ragioniamo sull'utilizzo di quella struttura, è ancora utile per quelle finalità oppure può essere utile anche per altre cose? Abbiamo parlato della demolizione, e lì è tutto da vedere e me lo auguro anche io, della scuola media, ma quello è un finanziamento che abbiamo ottenuto durante la nostra amministrazione, ma vogliamo discutere su come poterla gestire quella cosa lì o semplificare solo il discorso di demolire e ricostruire? Lì ci sono i tempi. Ci sono le alternative, quali sono nella fase di demolizione e di ricostruzione? Allora c'è tutto il lavoro da svolgere e da investire nel territorio, che è notevole. Parlate di San Bernardino. A San Bernardino abbiamo perso, e forse possiamo recuperarla, una grandissima opportunità. Poi magari nel passato andremo a vedere come sono andate le cose. Però anche quello sì, su quello è una cosa importantissima, perché non possiamo lasciare che vada in decadimento una memoria storica, come avete detto prima nella relazione, no? Una storia della nostra comunità. Però qual è stato l'impegno fino adesso? Qual è stato l'atto concreto? Noi ce l'abbiamo l'idea su come poterlo recuperare San Bernardino, però non è scritto. Al di là di una semplice enunciazione del fatto così in senso platonico. Abbiamo parlato della rotatoria dell'autostrada, cioè c'è un progetto pronto, c'è una convenzione da sottoscrivere con l'ANAS, però non si parla dell'asfaltatura della rampa dove ci vanno dei camion a scaricare, no, fertilizzante sui terreni. Quella rampa è utilissima a tutti i residenti di Caldare, eppure non l'ho letto. Non ho letto tante altre cose che potevano essere fatte e che secondo me danno la possibilità e la dimensione di far diventare Orte, come dite voi, che condivido anche l'affermazione, che è una piccola città ma dinamica di una grande città, all'importanza di una grande città. Quindi se noi non pensiamo a questo, non pensiamo un pochino oltre quello che è la gestione dell'ordinario, non saremo certamente pronti alla ripartenza o certamente pronti a sfruttare tutte le opportunità che l'Europa e che il nostro governo ci sta offrendo per portare Orte nelle dimensioni che essa merita. E io mi auguro che questa cosa possa servire, se serve un confronto noi siamo disponibili, ma non tollereremo sicuramente passi indietro. Come hai visto, noi vi abbiamo votato, vi diamo anche la fiducia istituzionale nel rapporto di correttezza e nel rapporto di dialogo.
ma sicuramente troverete i vostri peggiori nemici se provate a tornare indietro nella storia, perché Orte deve andare avanti. Grazie. Lista di fatto dimostrando insomma che il nostro movimento civico, seppur non condizionato, non sostenuto da fazioni politiche, rimane oggi sul territorio il gruppo più forte e più radicato. Di questo ne siamo molto contenti e faremo di tutto per far valere in questa sede e in tutte le sedi istituzionali il consenso che abbiamo ricevuto. A testimonianza che il lavoro che abbiamo portato avanti nei 5 anni ha ricevuto un gradimento importante, c'è anche il mio risultato personale che mi ha consentito per la seconda volta consecutiva di essere il consigliere anziano, e quindi ne debba approfittare questa sera per ringraziare tutti. Chiaro, un discorso importante, come ha fatto Giuliani, è quello dell'astensionismo, quello deve essere un monito e un campanello d'allarme per tutti, perché il partito di maggioranza relativa oggi sul nostro territorio è l'astensionismo. Poi volevo fare una riflessione personale. Solitamente il primo consiglio è un consiglio rituale dove c'è il giuramento del sindaco, quindi un consiglio che si basa su una certa formalità. Io personalmente sono anche molto cauto nel lanciare giudizi di natura politica, però dato che la Giunta è già stata operativa diverse volte, non ci possiamo esimere questa sera dal fare una primissima valutazione di natura politica. Ci saremmo aspettati, visto il periodo buio che il commissario ha portato, perché neanche l'ordinario che si diceva all'epoca è stato portato avanti in questi mesi, ci saremmo comunque aspettati che il primissimo atto che la nuova giunta avrebbe subito fatto, non appena insediatasi, sarebbe stato magari il dare l'incarico all'ufficio tecnico di far partire magari i lavori della pavimentazione, perché proprio dei lavori della pavimentazione ho sentito giustamente parlare il sindaco nella sua relazione. Un atto molto semplice, perché poi tra l'altro lo stralcio seguente è già progettato, ha tutti i pareri ed è già finanziato, quindi ci saremmo aspettati questa cosa. Tuttavia invece nei primissimi atti che la giunta ha posto in essere c'è questa la delibera di giunta comunale numero 38 che tutto fa purché andare incontro ad uno sviluppo del territorio. Anzi, è una delibera che, lo possiamo già dire in maniera aperta, noi impugneremo e contesteremo in tutte le maniere. Perché innanzitutto lì c'è, secondo me, un problema importante, ovvero è una delibera illegittima, perché una giunta va con sua discrezionalità e senza alcun parere tecnico, perché stando almeno a quello che abbiamo letto nei riferimenti che ci sono in tutta la delibera, non ci sono elementi che ci dicono che quel progetto, come è stato approvato, parliamo per far capire tutti i cittadini della Ruvel lato nord, e quindi della possibilità di realizzare un pozzo e la previsione di realizzare un ascensore di accesso al centro storico, non c'è fra tutti gli elementi un vero e proprio una perizia tecnica che dice alla giunta che quel progetto è pericoloso. Quindi già da questo punto di vista, per quanto ci riguarda, la giunta, che è un organo politico, si è sostituito a un organo tecnico, quindi noi vorremmo avere dei chiarimenti. Ribadisco, noi ci opporremo a questa delibera con tutti i nostri poteri, perché è una delibera che, oltre ad andare, per carità, ma non è quello il problema, va sicuramente contro quella che era la programmazione della precedente amministrazione, ma questo è il problema minore. Questa è una delibera di giunta che va contro lo sviluppo, è una delibera di giunta che blocca lo sviluppo turistico, che va contro la possibilità di risolvere il sistema dei parcheggi e di accesso al centro storico. Quindi da parte nostra, su questo punto lo preannunciamo, ci sarà una serratissima battaglia in tutte le sedi. Consigliere Bacchiocchi. Io voglio augurare un sincero augurio di buon lavoro al sindaco Pino Primieri, a tutti gli assessori,
a tutti i consiglieri eletti, perché a tutti va il merito di aver fatto una campagna elettorale mettendoci la faccia, e questo per quanto mi riguarda fa già la differenza. Mi auguro che anche gli altri candidati, questa volta erano tanti, quattro liste, continueranno a occuparsi della cosa pubblica, del bene del nostro comune. So già che non sarà così, perché poi ci sono tanti che si improvvisano a 2 mesi dalle elezioni amministrative. La politica si fa sempre, si fa tutti i giorni, tutte le settimane, si fa di continuo. Ecco, nelle quattro liste c'erano anche tanti giovani, questo dobbiamo capire che è oro per il nostro paese. Quando un giovane si avvicina alla politica, proprio in questo momento di antipolitica, penso che sia importantissimo, quindi esorto tutti i consiglieri a mantenere questi giovani, perché sono il futuro e il motore della nostra città. Da parte mia inizio una nuova esperienza, una nuova attività, consapevole che diciamo, il bagaglio di esperienza sicuramente è diverso da quello del 2016, sia a livello politico che a livello amministrativo. Ecco, io auspico che nel Consiglio Comunale ci siano le regole, che ci sia sempre un confronto costruttivo, un dibattito costruttivo, perché dobbiamo riconoscere tutti che gli ultimi consigli comunali non sono stati proprio un buon esempio per nessuno, né tantomeno per giovani, né tantomeno per nessuno. Quindi diciamo che su queste regole chiederemo al Presidente del Consiglio di rispettare queste regole, di evitare consiglieri che si parlano sopra gli altri, le urla, insomma sarebbe il caso di fare un passo avanti, soprattutto noi eletti in Consiglio Comunale. La nostra sarà una posizione critica, dura, intransigente quando ce ne sarà bisogno, ma troverete, almeno le sottoscritto, poi Giuseppe, un alleato quando ci saranno da votare delle delibere costruttive e propositive per il nostro territorio. Ecco, voi amministrare è diverso da fare opposizione, penso ve ne sarete già accorti, si vede già nei primi atti. Adesso è inutile discutere la delibera 38 con un atto di indirizzo piuttosto che l'ordinanza del verde. Ecco, magari sull'ordinanza del verde il consiglio è che quando si fa un affidamento del verde le società devono avere il manutentore del verde, che deve essere iscritto al gestore in categoria 2C. Diciamo, questo è un consiglio, sono un po' cambiate le regole e in base al CAM ai criteri ambientali minimi. Una cosa però ci teniamo a dirla, che noi saremo vigili quando ci sono affidamenti alle società, alle ditte. Le ditte devono lavorare con una determina, con impegno di spesa, con una copertura economica. Non è possibile che ogni volta che subentra un'amministrazione ci siano debiti da coprire e non si sa da dove vengono. Questo deve finire, ve lo dico, perché noi su questa cosa non saremo intransigenti. Amministrare è proprio diverso da fare opposizione, perché voi oggi però l'avete dimostrato, perché avete eletto la figura del Presidente del Consiglio Comunale nella figura di Sergio Peciarolo. Ricordo però che in passato, proprio mi sembra, la consigliera Claudiani definì questa figura inutile. Allora io adesso mi verrebbe a dire a Sergio se si sente in questo stato di inutilità. Io immagino di no, ti faccio i miei più vivi auguri di buon lavoro, perché la figura del Presidente del Consiglio è una figura importantissima, è il garante del Consiglio Comunale. Però dico che la coerenza bisogna averla sempre, non può essere una volta, quando è bianco, quando è nero, il grigetto, lo sbiadito non funziona mai, quindi cerchiamo, ecco, di essere coerenti sempre. Grazie. Giuseppe Cavicelli. Ma io anche brevi considerazioni rispetto a questa prima riunione del Consiglio Comunale di oggi. Va da sé che tutti hanno verificato che la nostra lista, che si è presentata alle ultime elezioni amministrative, noi con Orte Futura, è, diciamo, la lista che ha avuto meno tempo per competere in questa, appunto, competizione elettorale, è la lista che si è formata da ultimo, e quindi eravamo perfettamente consapevoli delle difficoltà alle quali saremmo andati incontro. Tuttavia, e sottolineo tuttavia, siamo molto orgogliosi, veramente orgogliosi, di aver potuto conseguire questo risultato, che è un risultato anche, e non solo naturalmente in termini numerici, assolutamente positivo. L'abbiamo giudicato assolutamente positivo. Non avevamo noi
sindaci che avevano già avuto modo di poter dar prova delle loro qualità o della mancanza di queste qualità, abbiamo dato vita convintamente ad un progetto che potesse riporre Orte in una condizione di assoluta centralità sotto il profilo, sotto ogni profilo. Cioè recuperare quel terreno perduto, come abbiamo quotidianamente detto durante tutta la campagna elettorale, un terreno perduto ormai purtroppo da diverso tempo. Ecco, io in questo già voglio dire ai nostri concittadini che hanno la pazienza di vederci che non sono sulla stessa lunghezza d'onda né del sindaco attuale né del sindaco uscente. Perché vedete, Orte l'avete definita una piccola città che ha i problemi e la complessità delle grandi città. No, Orte sicuramente ha i problemi e le complessità delle grandi città, ma Orte è una grande città. Non in termini numerici, se vogliamo, questo no. Ma è una grande città assolutamente perché ha delle potenzialità assolute che la stragrande maggioranza dei comuni che insistono, io dico in una zona vasta come può essere quella del centro Italia, difficilmente possono vantare. E allora il problema è uno, e noi abbiamo fatto il ritornello veramente della nostra campagna elettorale. Ci siamo veramente stancati di considerare queste potenzialità come tali. Quindi l'invito che da parte mia, da parte nostra e da parte di tutte le persone che hanno creduto in noi e ci hanno accordato la nostra fiducia, la loro fiducia, l'invito, dicevo, è proprio quello di riuscire a trasformare queste potenzialità una volta tanto nel conseguimento di risultati concreti. E un'altra cosa, perdonate la mia franchezza, sulla quale non condivido, già prendendo spunto da queste prime riflessioni che sono state fatte tanto dal sindaco nella indicazione delle linee programmatiche quanto dal collega Giuliani. Non continuiamo a perseguire solo la linea e non continuiamo anche a confrontarci solo sui problemi relativi all'esecuzione di opere, i problemi amministrativi relativi alle opere pubbliche, i problemi relativi all'esecuzione proprio di cantieri. Questa è una grande parte dell'attività e dell'azione amministrativa. Ma mi avete sentito spesso, sempre in campagna elettorale, dire che io sono un assertore convinto della politica del passo passo. E quindi sappiamo che se le opere pubbliche possono essere portate a compimento, oltre che dare dimostrazione di una capacità amministrativa vera, indiscussa, c'è bisogno delle relative risorse. Altrimenti di opere pubbliche non è possibile parlare. E quindi non ho sentito, o meglio, ho sentito pochissimi cenni, forse da parte della maggioranza qualcuno in più, il riferimento invece a delle altre ulteriori tematiche che noi intendiamo perseguire e portare avanti anche all'interno di questo consesso, come il turismo, come la cultura, come i servizi sociali, cioè l'essere al fianco delle persone che oggettivamente e soprattutto in questa fase hanno dato dimostrazione di avere bisogno vero. Su questo anche io vi invito, visto che voi avete avuto la responsabilità per i prossimi 5 anni di dover governare questo nostro territorio, questo nostro comune e questa nostra comunità, io vi invito a dare uguale importanza a questi temi, a questi settori, perché mai come in questo momento anche questi settori avranno la possibilità di conseguire delle importanti risorse, quelle sì che potranno essere il volano di sviluppo del nostro territorio. Quelle sì, turismo, cultura, ricettività. Quindi noi ci siamo candidati alle ultime elezioni amministrative con la convinzione di poter avere le carte veramente in regola per amministrare il nostro comune.
Per ora non ci siamo riusciti, ne prendiamo atto, ci caliamo con uguale convinzione nell'attività che ci è stata affidata da parte dei nostri elettori, da parte dei cittadini di Orte. Non molleremo un istante, non lasceremo nulla di intentato, ma abbiamo ben chiari, perché abbiamo presentato un programma preciso e quindi abbiamo una visione dal nostro punto di vista ben chiara di quello che il nostro comune ha bisogno. Rispetto a questo noi svolgeremo qualsiasi tipo di valutazione nei confronti di ogni proposta che ci perverrà da parte della maggioranza. Tutto quello che sarà conforme con la nostra visione di Orte, tutto quello che sarà conforme con quello che riteniamo oggettivamente Orte abbia bisogno e la sua comunità abbia bisogno, ci troverà fedeli, assertori e convinti, convintamente al fianco delle iniziative che ci perverranno dalla maggioranza. Diversamente avremo la possibilità effettivamente, e l'abbiamo dimostrato, di poter proporre all'attuale maggioranza delle proposte alternative sulle quali saremo chiamati a scontrarci anche fino al massimo livello. Io credo che stasera non sia ormai più il momento delle grandi chiacchiere. Io credo che da oggi tutti quanti noi dovremo stringere un patto tra gentiluomini e gentildonne e dirci che dobbiamo veramente rimboccarci le maniche per conseguire, ove possibile quotidianamente, i maggiori risultati concreti che portino sviluppo e benessere alla nostra comunità. Quindi lasciamo stare le chiacchiere, dal prossimo Consiglio Comunale iniziamo a ragionare, a confrontarci su temi concreti. Ecco, da questo punto di vista noi saremo disponibili a qualsiasi tipo di confronto. Auguro al Sindaco, auguro alla Giunta, a tutti gli assessori, alla maggioranza, ma nel complesso a tutti quanti noi, consiglieri comunali, di saper veramente ben adempiere al ruolo importante che la nostra cittadinanza ci ha affidato. Quindi buon lavoro a tutti e proseguiamo. Grazie. Allora, ovviamente io non entro nel merito delle questioni politiche che sono state poste in questo contesto per il ruolo che poc'anzi ho ricevuto, quindi non mi permetto e non posso entrare e non è il mio compito. Voglio ricordare a tutti che oggi, prima di lasciare la parola, non so se qualcuno della maggioranza vuole intervenire, oggi è un po' anche il primo giorno di scuola, no? Per tanti di noi, e quindi anche la chiacchierata fatta adesso ultimamente in questi ultimi interventi è stata lasciata un po' andare. Vado nella direzione che diceva il consigliere Bacchiocchi. Dalla prossima volta gli interventi dovranno essere precisi. Il tempo di intervento è un quarto d'ora per consigliere. Quindi questa sera abbiamo lasciato andare, qualcuno ha anche sforato, ma non è quello il problema, come il primo giorno di scuola. La prossima volta saranno, come dicevi prima Diego, inserite delle regole per avere un confronto corretto, onesto e diretto. Mi permetto solo di dire, ma è una considerazione anche strettamente personale, che nella vita si può a volte cambiare idea, secondo me. Si può anche a volte cambiare idea, non tanto sui principi fondamentali su cui noi viviamo, ma su delle sensazioni, delle idee che si hanno in un certo momento, in un certo periodo storico, poi può capitare di cambiare idea. E a mio modesto parere credo che l'intelligenza delle persone sia proprio quella di rendersi conto a un certo punto che si può anche avere in un periodo una visione, in un periodo diverso una visione un pochettino diversa, che ripeto non va a ledere e non va a cozzarsi con principi fondamentali di ognuno di noi, che ognuno di noi ha. Detto questo, non so se prima di chiudere il consiglio, se qualcuno della maggioranza vuole intervenire a cosa. Ci sarebbero. Niente, io volevo riprendere un attimo in generale il discorso dei colleghi che si sono un po' soffermati sul discorso della collaborazione, della progettualità, dello sguardo al futuro. Credo che noi nel nostro programma, diciamo, lo sguardo al futuro l'abbiamo comunque messo, per quello, vabbè, questa è ovviamente la nostra valutazione, per quello che riguarda ovviamente le nostre competenze,
le nostre possibilità di intervenire, diciamo, ovviamente al momento e sul bilancio regionale, però dando uno sguardo al futuro, perché faccio un esempio, il tema del ponte sul Tevere, che è stato, diciamo, un argomento cavallo di battaglia della campagna elettorale della lista Orizzonte Comune, non è stato escluso nel nostro programma, lo abbiamo riportato nei termini reali, nel senso di collaborazione con gli enti sovraordinati, perché sappiamo benissimo che questo progetto è in capo alla regione e quello che noi potremo fare sarà ovviamente spingere, cercare un rapporto di collaborazione affinché certi progetti vengano portati a termine. Stessa cosa vale per l'ex RSA di Pedignano, che sarà destinato a diventare un ospedale. Quindi, diciamo, lo sguardo, diciamo, a sì. Mi riferisco all'attuale centro salute. Sì, sì, ho capito, anche quello, sì, sì. Sì, sì, no, perché si parlava anche 4.000 metri di spazi, sì, che sì. Non possiamo lasciarli abbandonati a se stessi, no? Certo, certo. Di rilancio del centro storico se correttamente utilizzati. Sì. Era questa, io adesso non so, non ricordo voi cosa. Firmare una convenzione con la ASL, certo. Dovremo essere attenti affinché nella convenzione, nella concessione, nel rinnovo della concessione del terreno, la ASL, o meglio la regione, si impegna anche a riqualificare quegli spazi in modo propositivo e positivo per lo sviluppo del centro storico. Era questa la mia considerazione, che non ho notato sull'intervento programmatico che ha fatto il sindaco. Ma io, non è in senso adesso cattivo, io non in senso buono, no. Teniamo fermo, però dobbiamo fare queste cose. Sì, cioè teniamo fermo, però questo stai dicendo, teniamo fermo la donazione modale all'ASL, teniamo fermo un progetto finché la regione. No. Sì. Allora, non volevo dire. Però cerchiamo una regola, sì. Sì, certo. No, certo. No, vabbè, come oggi apposta non volevo intervenire proprio questo. Ho premesso che come primo giorno, insomma, certo. La regione scuola è un po' più libero, però. Quello che ha detto. Quindi, consigliere Savoia, vai. Aggiungere, ecco, che diciamo il nostro programma può anche sembrare ridotto, come insomma, diciamo, tra le righe è stato detto, a una gestione dell'ordinario, ma io in realtà prima di tutto ritengo che sia necessario adesso affrontare tante situazioni contingenti per l'ordinario che sono state trascurate evidentemente perché l'amministrazione passata forse guardava, come è stato più di qualche volta detto dall'ex sindaco Giuliani, guardava forse più al futuro e forse ci siamo dimenticati di qualcosa, di qualche problema contingente. Quindi sicuramente noi adesso, questo è vero, intendiamo affrontare contestualmente ad altre situazioni che insomma, di più ampio spettro, ovviamente. Intendiamo comunque affrontare alcune tematiche urgenti che richiedono un'urgenza, ne cito una per esempio, quella del cimitero. Intendiamo prima di tutto affrontare alcune situazioni che urgono di essere, diciamo, risolte, ma al contempo ci stiamo guardando intorno, già è partito, diciamo, un rapporto di relazioni con enti sovraordinati come la regione, come può essere la provincia, quindi diciamo, mi è sembrato un po' riduttivo, siamo passati da bloccare però non è questo, chiariamo subito le idee. Allora, da parte del nostro gruppo ce lo diciamo subito, presidente, ecco, vogliamo che da questo punto di vista tu sia veramente garante. Noi non siamo disponibili a continuamente assistere a questo tipo di confronto tra l'attuale amministrazione e la precedente amministrazione, quindi rispettiamo effettivamente un regolare svolgimento dei lavori, altrimenti reagiamo pure noi, ok? Come dicevo nel mio intervento di poco fa, essendo il primo giorno di scuola, ho lasciato anche che il consigliere Giuliani e il consigliere Fraticelli abbiano parlato anche più di un quarto d'ora. Consigliere Giuliani, per favore, anche più di un quarto d'ora, proprio perché è il primo giorno di scuola e l'ho premesso all'inizio. Quindi ma
vabbè, adesso senza, sì, senza entrare nel merito. No, concludo solamente, sì, con una cosa. Io auspico invece un rapporto di collaborazione tra tutti, maggioranza, nell'interesse di tutti, ma un rapporto di collaborazione come ben sapete può essere fatto attraverso le commissioni, cosa che è mancata e che non ci ha consentito negli anni passati di portare appunto il nostro contributo su argomenti, su progetti importanti, visto che parliamo di quello della Rupe, per il quale noi avremmo espresso dei pareri che sicuramente non collimano con quelli portati a termine dalla precedente. Quindi io auspico veramente un rapporto di collaborazione, perché lo abbiamo anche toccato con mano le poche volte che ci sono state le commissioni, che sono state convocate le commissioni, c'è stato un lavoro di collaborazione tra tutti, cioè chiedete a chi ne ha partecipato, c'è stata sintonia, c'è stato, diciamo, si è cercato veramente di trovare la soluzione migliore per tutti. Quindi quello che auspico è che, ecco, vengano fatte le commissioni e a queste commissioni vengano discussi temi importanti e fondamentali, quindi progetti importanti e determinanti per il nostro futuro. Quindi quello che auspico è questo lavoro di collaborazione tra tutti quanti, nel rispetto appunto delle proprie idee della propria programmazione per Orte. Io questo senza fare. Filippo. Prima la parola, anch'io sarò velocissimo. Io credo che l'importanza di questo consiglio comunale così istituito oggi sia anche, no, quello di fare uno step culturale noi, anche nel confronto, nei temi e nelle parole. Io mi aspetto una maggioranza che sia aperta, coinvolgente con la minoranza, e una minoranza che sia propositiva quando è critica, che non si facciano appunti su punti presi, ma su concetti, lavorando insieme e costruendo un percorso che possa veramente portare poi questo comune fuori dalla situazione all'interno della quale è entrato negli ultimi anni. Affinché questo sia possibile, come giustamente è stato detto prima, bisogna cambiare, bisogna aprirci anche culturalmente. È chiaro che il turismo, l'apertura alla possibilità di anche ospitare, il biglietto da visita che noi dobbiamo fornire a chi viene a Orte, a chi può lasciare risorse su questo territorio, deve essere diverso rispetto a come è stato fatto finora. Chiaramente il discorso dovrà essere serio, affrontato con lungimiranza, andando ad affrontare tematiche che portino uno sviluppo del paese non nell'immediato, ma soprattutto che sia fruibile negli ultimi anni. L'appello che ha fatto Diego ai giovani prima mi sento di raccoglierlo. Io stesso sono stato candidato 7 anni fa e oggi mi trovo sui banchi di questo consiglio comunale. Quindi diciamo che dobbiamo essere bravi tutti quanti, noi ci dobbiamo veramente impegnare attivamente, ma dobbiamo fare anche un consiglio che possa essere coinvolgente e che non sia semplicemente forgiato da polemiche o da contrapposizioni veramente sterili poi al coinvolgimento reale di chi si vorrebbe approcciare alla politica e alla cosa pubblica. Quindi questo è un invito che faccio a tutti quanti, maggioranza e opposizione, sul discutere sui temi in maniera costruttiva e non solamente polemica. Grazie Filippo. Niente, io auguro... Una domanda, non ho inteso... Si occupa di viabilità e trasporti fra le deleghe che sono state assegnate? Se è inserita in un'altra delega più ampia? Urbanistica, sì. Okay. Ok, quindi ringrazio tutti i consiglieri comunali presenti, ringrazio tutti i cittadini a casa che hanno avuto, spero, il piacere di vedere questo primo consiglio comunale. Buonanotte e grazie a tutti.